Anche grazie a quello che è successo nella Londra della metà dell'Ottocento.
la nota della metà dell'Ottocento di cui la dottoressa Falchi ha, diciamo, ricostruito le vicende. Le vicende che si incentrano sulla figura di Giuseppe Mazzini. Un altro personaggio, diciamo, particolare, noi siamo abituati, ne conosciamo il nome, tutti l'abbiamo sentito a scuola, ricordiamo queste tre figure, Garibaldi, Mazzini, Cavour. Se adesso voi provate a chiudere gli occhi, sicuramente siete in grado di ricostruire il volto di Garibaldi. Forse anche quello di Cavour, gli occhialini, forse il succio. Mazzini, io non so quanti di voi riescono a raffigurarsi, chiudendo gli occhi a ricostruire il volto di Mazzini. È un personaggio che adesso è sicuramente meno noto degli altri. Non sono state fatte su di lui nemmeno delle serie televisive, di fiction. Diciamo che rimane un po' indestato. Garibaldi era uno dei due mondi, Cavour ha un info d'Italia, c'era anche Vittorio Emanuele, però Mazzini resta un po' misterioso. Eppure, in quegli anni, tantissima gente era disposta a morire per lui. E molti lo facevano. Nel nome delle sue idee, quindi non per la persona, per il carisma personale, ma proprio per il fascino dell'idea. Quindi è una persona sicuramente importante. Forse più importante degli altri, non so quanti sarebbero stati disposti all'epoca a morire per Cavour. Per Garibaldi forse qualcuno sì, però erano sicuramente di più quelli che si immolavano in nome delle idee repubblicane e libertarie di Giuseppe Mazzini. Quindi è una persona che dobbiamo assolutamente conoscere e studiare. Perché? Perché in fondo le idee sono quello che è la cosa più importante. Siamo ai giorni d'oggi, all'Europa, l'Europa unita. Nel libro della dottoressa Falchi vediamo l'Europa unita dalle idee. Mazzini a Londra parla con gli altri esponenti democratici e Londra diventa la capitale culturale dell'Europa, diventa quella che è stata Parigi il secolo precedente, il secolo prima della rivoluzione, il posto dove tutti gli intellettuali vanno e formano un pensiero comune a tutte le genti europee, il pensiero che poi porterà ai mondi del 48, il pensiero che porterà a quello che le nostre società sono diventate, il pensiero che distingue per esempio l'Europa dai paesi arabi. Adesso quest'anno non si parla più dell'invasione islamica, sembrava quasi che fino all'anno scorso gli arabi fossero lì con le bacchette e stavano arrivando in Valle. Adesso invece c'è la crisi economica e non sono spariti. In realtà la vera differenza culturale tra noi e l'Islam è proprio sul ruolo della donna. Quindi se l'Europa ha preso una direzione e l'Islam ancora non ce l'ha, è anche grazie all'opera di Mazzini e degli altri intellettuali europei di fine 800. Perché lì, come vi dirà fra poco la dottoressa Falchi, che la questione femminile ha avuto una posizione centrale, che ha, diciamo, diversificato la cultura europea rispetto a quella del resto del mondo. La cultura europea è ovviamente africana, non è una derivazione. Quindi, pensiamoci bene anche a quanto possa essere attuale la questione femminile oggi. Perché non è, lo sapete forse meglio di me, non è qualcosa di passato o qualcosa di risolto. Anche oggi, tornando alla questione della crisi economica, se sente qualcuno dire: ma se le donne smettessero di lavorare, stessero a casa, ci sarebbero meno disoccupati. L'abbiamo sentito tutti. Quindi vuol dire che è una questione ancora aperta. Una questione che però è nel nostro DNA europeo. E se noi non possiamo tornare indietro, anzi, dobbiamo cercare di andare avanti e di farlo capire anche a altre popolazioni che appunto vivono insieme a noi e faticano ad accettare anche questo punto. Quindi la vera sfida del futuro ha avuto origine nel passato. E noi dobbiamo continuare a combattere. Perché? Perché è una questione di civiltà, perché non si può sacrificare tutto all'economia, non si può sacrificare tutto a esigenze che poi vanno contro la libertà delle persone, uomini e donne che sì. Forse è meglio, diciamo, prendere un po' di meno, però avere un po' di libertà e di rispetto verso chi ci circonda. E appunto, come ho detto prima, cerchiamo di tenere i tempi più stretti possibili. Perché come vedete questi sono argomenti di dibattito e magari dopo ne parliamo tutti insieme. Quindi cedo immediatamente la parola alla dottoressa Falchi che vi parlerà di queste cose e del suo libro. Grazie. Prima di tutto vorrei
riescono, vedo anche a coinvolgere un buon numero di spettatori, perché vi confesso che non sempre alla presentazione dei libri c'è una tale risposta di pubblico, e sono importanti per tutte le motivazioni di cui parlava anche Riccardo. Cioè la storia ci insegna qualcosa anche per il presente, quindi la famosa frase "storia magistra vitae", secondo me è ancora attuale. Vedremo perché. Perché Riccardo qui ha messo soprattutto in evidenza il fatto che noi parleremo della questione femminile. In sostanza è vero questo che ha detto, però io vorrei cercare di usare lo stesso approccio che ha avuto la questione femminile Giuseppe Mazzini. Per cui noi oggi parleremo di democrazia, perché Giuseppe Mazzini, quando scrive il suo progetto di democrazia, il progetto che dovrebbe trovare poi in applicazione non solo in Italia ma in Europa e nel resto del mondo, parla di una democrazia in senso estremamente perché Mazzini vuole includere in questa democrazia, con il governo del popolo, tutti gli elementi della popolazione, senza alcuna distinzione. E questo lo vedremo poi unificato in quella che è considerata la sua opera principale, I doveri dell'uomo, e vedrete come veramente non ci sia spazio per alcun dubbio su quelli che siano i contenuti, secondo lui, della democrazia. Perché dico era una concezione estremamente moderna. Vedremo perché era estremamente moderna rispetto al suo tempo e vedremo perché ancora estremamente moderna. Perché ancora oggi ci sono delle resistenze ad applicare questo principio democratico a tutti gli aspetti della vita. Noi abbiamo sempre sentito parlare a scuola della rivoluzione francese, del momento dell'affermazione dei diritti dell'uomo. Ma se noi ci soffermiamo ad indagare quella che è stata veramente la rivoluzione francese, ci rendiamo conto che è stata la proclamazione dei diritti dell'uomo, ma dell'essere umano maschio. Perché durante la rivoluzione francese, questa è una piccola digressione che faccio, c'è stata una signora che si chiama Olympe de Gouges, e di fronte alla proclamazione di questi diritti dell'uomo propose una dichiarazione dei diritti della donna e della città, rivolgendo al femminile tutto quello che era stato scritto al maschile. Questo perché voleva togliere un velo di ipocrisia che c'era dietro la parola uomo, perché per noi adesso uomo è considerato essere umano, uomo e donna. Invece all'epoca non era così, tanto che questa signora fu premiata per la sua lungimiranza venendo ghigliottinata per aver voluto andare contro quelli che erano i limiti del proprio sesso. Quindi questo per farvi capire, stiamo parlando del 1789, la storia non sarà così molto differente in merito alla concezione dei diritti dell'uomo, e questo anche in merito ai contenuti della democrazia, perché l'Ottocento è il secolo in cui si parla di democrazia, in cui escono delle opere imponenti, importanti, ma fra queste La democrazia in America di John Lee, che racconta appunto questo nuovo Stato, lo Stato americano, dove tutti hanno le stesse possibilità. Hanno gli stessi diritti, perché partono da una condizione di eguaglianza. Il periodo della grande conquista, quando scrive il Tocqueville, della grande conquista dell'West, quindi dove tutti arrivano e hanno le stesse possibilità di successo. Sì, l'opera di Tocqueville, che è Democrazia in America, viene tradotta in Inghilterra da John Stuart Mill, che poi vedremo sarà una riconoscenza, e quindi si sviluppa nella Londra della prima metà dell'Ottocento il dibattito su quelli che devono essere i contenuti della democrazia. Quindi chi deve partecipare al governo, quali sono i diritti dei cittadini, anche perché ricordiamoci che allora soltanto una minima parte della cittadinanza aveva diritto di voto, ci stiamo parlando del 2%, 3%, quindi è vero che erano escluse le donne, ma è esclusa anche la maggior parte della popolazione maschile. Adesso arriviamo a Mazzini. Mazzini noi lo conosciamo come uno dei padri della patria. Durante le celebrazioni dei 150 anni ho sentito diverse trasmissioni, e quella che più mi ha impressionato, devo dire, è stata una puntata fatta da Vespa e da Pippo Paolo. Perché mi ha meravigliato? Perché in un
ipotetica classifica dei padri della patria, è stato messo al primo posto Garibaldi, al secondo posto Cavour, al terzo posto Vittorio Emanuele e, giusto per piacere, perché l'iconografia tradizionale vuole che sia così, al quarto posto Mazzini. Gli esperti che erano presenti si sono opposti a questa ideale classifica, mentre il presentatore, Vespa, autore tra l'altro di numerosi libri di storia, sottolineava che rispettava questo quarto posto anche facendo questo favore. La verità è che Mazzini, come diceva Riccardo, è stato un propagatore di idee e soprattutto l'idea della patria italiana. Comincia a credere in questa nazione italiana quando ancora nessuno aveva neanche idea di che cosa fosse. Adesso, ripercorrendo proprio brevemente le tappe della vita di Mazzini, che sicuramente avete studiato a scuola giusto per rinfrescare un po', aderisce alla Carboneria nel 1830, viene arrestato, deve scegliere tra l'esilio o il confino, preferisce l'esilio e da qui inizia il suo girovagare per l'Europa. Perché è importante il suo girovagare per l'Europa? Perché lui entrerà in contatto con i maggiori intellettuali europei dell'epoca e soprattutto sarà la voce, il portavoce della nazione italiana in tutto il resto dell'Europa. Si parlerà di Italia quando ancora l'Italia non sarà formata, anche negli Stati Uniti d'America, grazie alla predicazione di Mazzini, e poi vedremo chi sarà l'artefice della trasmissione del pensiero mazziniano in America. Nel 31 fonda la Giovine Italia, proprio si parla di Italia, la Giovine Italia già nel 31, nel 34-36 abbiamo la Giovine Europa, perché Mazzini spesso è stato strumentalizzato proprio per questa sua ricerca della nazione, ricerca dell'idea di patria. Quando è stato strumentalizzato? È stato strumentalizzato all'inizio del Novecento, quando viene fuori l'idea del nazionalismo. Il nazionalismo poi viene assorbito nella cultura fascista e si è voluto fare di Mazzini il principale artefice di quello che poi è stata l'idea di nazione del fascismo. Cosa quanto mai errata, perché Mazzini cosa credeva? Credeva nella patria, credeva nelle nazioni che si distinguevano per caratteristiche culturali e storiche, ma delle nazioni che dovevano vivere in maniera pacifica le une con le altre. Quindi ha immaginato l'Europa che poi si è concretizzata al domani della Seconda Guerra Mondiale, e addirittura pensava a un cosmopolitismo che in un futuro avrebbe visto annullarsi anche le differenze tra diverse nazioni. Quindi il suo non era un'idea di nazione che dovesse essere superiore alle altre, come quello che si è cercato di far passare, il messaggio che si è cercato di far passare durante il fascismo, ma era un'idea di nazione di tipo associativo. Le nazioni devono essere costituite tutte in maniera indipendente e poi far parte di un'associazione più grande, perché le associazioni hanno valore solo tra uguali. L'Italia non era in una situazione di eguaglianza con le altre nazioni, pensate alla Francia. L'Italia era divisa in tanti stati regni, non poteva esserci una collaborazione con una nazione che fosse così grande e così forte rispetto a quella italiana. Era sottoposta al dominio di tutte le potenze europee. Quindi Mazzini predicava questa idea di nazione, un'idea di nazione libera che si doveva strutturare in una repubblica democratica e rappresentativa. Insomma, Mazzini vaga per l'Europa e nel 1937 arriva a Londra. E questo è un passaggio importante della sua vita, perché da quel momento egli si inserirà in quello che è il dibattito europeo sulla democrazia. E ci si inserirà da protagonista per una serie di circostanze. Conosce John Stuart Mill, che è un filosofo all'epoca molto importante, filosofo, economista, linguista, aveva ogni genere di specializzazione, una persona molto stimata e che lo introdusse nei circoli intellettuali inglesi. E poi capita una cosa particolare che ci fa capire anche qual era l'atmosfera della Londra dell'epoca e
quali fossero le resistenze nei confronti di Mazzini. Mazzini naturalmente era il perseguitato del Piemonte, era il perseguitato degli austriaci proprio per le sue idee unitarie. Cosa succede? Nel 1944 scoppia in Inghilterra lo scandalo delle lettere aperte dei risultati. Cosa succede? Mazzini, che è un suo altro collito, un altro individuale, si accorgono che le lettere che Mazzini riceve vengono aperte. E questo scatena uno scandalo, perché in Inghilterra all'epoca gli esuli godevano di una libertà di parola, libertà di azione assoluta. E questo determina una levata di scudi di tutto il mondo intellettuale, ma anche della stampa britannica, in favore di Mazzini. Perché naturalmente era inconcepibile che potessero essere aperte le lettere private di una persona. Questo serve a Mazzini per farsi conoscere, serve a Mazzini per avere la possibilità di parlare sulla stampa delle sue idee, di parlare della situazione dell'Italia, tanto che da quel momento, quindi stiamo parlando degli anni 40, la situazione italiana diviene nota in Inghilterra e nel resto d'Europa, perché prima Mazzini aveva poche possibilità di far conoscere la questione italiana, tra virgolette, questa Italia perché era sottoposta al dominio straniero. Quindi per questo vi dico, è inconcepibile pensare a Mazzini come l'ultimo dei padri della patria, perché se si può dire è stato uno dei primi, Garibaldi è stato un mazziniano. Quindi, se Garibaldi ha fatto l'Italia materialmente, Mazzini l'ha pensata e ha permesso che si creasse anche quel movimento internazionale favorevole a quello che sarà poi stato il movimento italiano di unificazione. Quindi, l'idea di questo Mazzini, tra l'altro, per anni noi abbiamo letto quello che si scriveva nella stampa piemontese, perché questo povero Mazzini era descritto come un terrorista. Nell'ultimo film, quello che è stato fatto proprio sul risorgimento, Mazzini è un terrorista anche in quel film, e quindi segue un determinato schema interpretativo, ed era anche un uomo che appariva molto nell'iconografia di Mazzini, è sempre serio, sempre triste, e si vestiva di nero perché era in lutto per la patria, per cui c'è stato tramandato questo aspetto di Mazzini, tanto che io ho trovato questa bellissima vignetta dedicata al risorgimento e voi potete riconoscere Garibaldi, che in versione Forever e impedisce l'avvicinatore delle folle, Cavour, verso il quale nutro grande simpatia per il suo odio verso Mazzini, che in versione punk, e troviamo invece Mazzini in versione emo. Quindi il primo emo è stato Mazzini. Ed è vero, è proprio anche gli occhi tristi, se vi capita di vedere delle foto, voi riconoscerete assolutamente le caratteristiche emo di Mazzini, anche nel passato. In realtà quest'uomo che appariva così triste era un uomo di grande carisma e che si seppe conquistare l'affetto di tantissime persone. Un affetto così forte che non finì neanche con la scomparsa di Mazzini, tanto che la propagazione delle sue idee continuò in Inghilterra anche dopo la sua morte, grazie all'opera dei suoi amici inglesi, che seppero, bisogna essere sinceri, rimanere fedeli alle idee di Mazzini più di quanto non lo siano stati i seguaci di Mazzini in Italia. Perché poi il pensiero mazziniano è stato poi curato da alcuni aspetti caratteristici suoi, come ad esempio il repubblicanesimo. Mazzini era repubblicano. Piano piano questo aspetto del suo pensiero scompare nell'Italia monarchica, tanto che nel Novecento si leggono le opere di Mazzini come I doveri dell'uomo e curati della parte in cui si parla della democrazia. Quindi forse sono rimasti più fedeli nell'interpretazione delle idee di Mazzini. Il libro che ho scritto, che si intitola Giuseppe Mazzini, La democrazia europea e i diritti delle donne, studia il periodo londinese di Mazzini per cercare di capire quali influssi intellettuali ci siano nel suo progetto democratico,
soprattutto per quanto riguarda questa sua concezione della democrazia che abbraccia e che include anche le donne in una condizione di piena parità con gli uomini per quanto riguarda proprio la società politica e la società civile. È strutturato per incontri, perché la teoria che sta alla base di questo libro è che l'incontro con alcuni intellettuali abbia influenzato la sua concezione della donna. Questo perché? Perché l'Italia era, gli stati reti italiani erano fortemente arretrati rispetto all'Inghilterra. Quindi era difficile per Mazzini percepire un'idea di questione femminile quando ancora si trovava in Italia. Lui racconta in alcune noterelle autobiografiche che era stato abituato fin dall'infanzia all'eguaglianza, che si respirava a casa sua nei rapporti tra i propri genitori. Però diciamo che non esisteva un movimento di opinione in merito a quello che doveva essere il ruolo della donna nella società. Certamente la madre, che era una donna molto colta, che parlava fluentemente il francese, scriveva, parlava, e che sarà per lui un sostegno durante tutta la vita, era un buon esempio, ma mancava ancora la comprensione dell'esclusione della donna. Arriva in Inghilterra e conosce John Stuart Mill ed Elaine Taylor. John Stuart Mill è autore di quella che è considerata la Bibbia del femminismo moderno, che è La soggezione delle donne, un'opera in cui ripercorre tutta la storia delle oppressioni femminili e confuta le teorie alla base dell'inferiorità femminile ed è perché le donne non dovrebbero essere ammesse alla quota pubblica. Questa inferiorità è codificata sin da Aristotele, che sosteneva esistesse una gerarchia delle intelligenze e in questa gerarchia le donne fossero in una posizione di inferiorità, perché all'apice di questa gerarchia c'era l'uomo maschio, il capo famiglia, poi c'era il figlio maschio che aveva determinate capacità di potenza ma non in atto, e poi dopo veniva la donna, che proprio per questa sua inferiorità doveva essere tutelata dall'uomo. Questa concezione va avanti per secoli, tanto che la ritroveremo addirittura in assemblea costituente, cioè l'assemblea che scrive la Costituzione italiana, quindi stiamo parlando di un periodo che va dal 46 al 47, alla fine del 47. Quindi immaginate quanto questa concezione è rimasta. Ma lui incontra John Stuart Mill ed Harriet Taylor, poi incontra quella che lui definisce la sua famiglia inglese, una famiglia composta da tre sorelle, questo padre estremamente, estremamente moderno, che ha fatto studiare le proprie figlie, una cosa rarissima, perché uno dei grandissimi problemi nel percorso di emancipazione della donna è stato il fatto che la donna sia stata privata dell'educazione e dell'istruzione, cosa che gli impediva sia di partecipare attivamente alla vita della società, ma anche di rivendicare il diritto di partecipare. Poi ci soffermeremo sull'amicizia di Giuseppe Mazzini e Margaret Fuller. Margaret Fuller è una donna molto molto particolare, un'americana, che contribuirà alla diffusione delle idee mazziniane in America. Qui parleremo del progetto repubblicano di Mazzini e Clinton, un altro intellettuale inglese, e infine ci soffermeremo sul risultato di tutte queste influenze. Quindi vedremo come le influenze intellettuali che hanno avuto un peso sulla codificazione mazziniana trovano il loro momento finale proprio nei doveri dell'uomo. I doveri dell'uomo, che vi ricordo, è stato scritto nel 1860 e che è un libricino che Mazzini scrive per il nuovo Stato italiano, per quello che si sta per formare. Quindi è una specie di breviario che deve dare delle linee direttive su quello, sul contenuto del nuovo Stato italiano. E dice, quando arriva in Inghilterra scrive subito alla madre. Il rapporto epistolare con la madre sarà lungo e intenso. E dice, le donne, o almeno alcune donne, non si sono mai mostrate tanto svegliate in Inghilterra come sono oggi. Ma questa è cosa naturale. Questo aggettivo è importante perché mentre
molti pensatori dicono che l'inferiorità della donna è naturale, dovuta alla natura, per Mazzini è naturale che le donne siano in terra. Anche per esse è venuto il tempo. Finora del resto sono poche e gli uomini ne deridono, come deridevano da principio i poveri operai, intorno ai quali oggi cominciano a farsi seri. Il parallelo con gli operai è perché per la prima volta Mazzini entra in una dimensione diversa, perché comunque gli stati italiani erano ancora fortemente arretrati, erano ancora degli stati principalmente agricoli, invece l'Inghilterra ha già vissuto una forte industrializzazione e vede che comunque la questione degli operai comincia a far sentire la propria voce. Lui si imbatte in diverse manifestazioni di operai, però si imbatte anche in queste donne moderne. E come vi ho detto, questa amicizia con John Stuart Mill e Dagger Taylor dura quasi per tutta la vita. John Stuart Mill è uno dei pochi a poter parlare di donne, di emancipazione e di eguaglianza delle donne nell'ambito europeo senza essere deriso, perché è considerato un fine intellettuale. Con Mazzini ebbe un'amicizia molto stretta, caratterizzata da una vicinanza su alcuni temi, che sono proprio quelli dell'emancipazione femminile e quello della questione sociale, della risoluzione della questione sociale, che sono due dei temi principali trattati da Mazzini. Avranno invece delle idee completamente diverse per quanto riguarda l'Italia, l'idea di come arrivare alla costituzione dello Stato. Ma questo non impedirà a John Stuart Mill di scrivere alla morte di Mazzini che il mondo piangeva la perdita di uno degli uomini più grandi del secolo. L'unica fortuna era che aveva lasciato delle cose scritte e quindi i suoi pensieri sublimi non sarebbero andati perduti. Quindi questo già ci dà l'idea della dimensione europea di Mazzini. E poi incontra questo clan di Musuelil. Viene detto clan di Musuelil perché si riunivano in questa casa di proprietà della famiglia Ashas. Famiglia Ashas che era formata da William Henry, che era un avvocato londinese molto famoso e che aveva deciso di occuparsi dei diritti delle donne quando aveva assistito a un processo dove una donna era stata accusata, arrestata e condannata sempre da uomini. E quindi diceva, incredibile, e con delle leggi fatte dagli uomini, è incredibile che le donne debbano subire una legislazione a cui non hanno potuto partecipare. E quindi, come vi ho detto prima, educa le sue quattro figlie, che sono Elisa, Carolina, Matilde ed Emily, in modo che siano indipendenti. Vuole che lavorino, perché non devono dipendere da un uomo. E questo era un grossissimo problema, messo in evidenza anche da John Stuart Mill, perché dice il matrimonio, invece di essere l'unione di due persone che si uniscono per questioni sentimentali, è un'unione d'affari, perché le donne purtroppo non hanno la possibilità di mantenersi se non trovando un marito. E una volta che entrano in questa struttura familiare, passano dalla sottomissione al padre alla sottomissione al marito. E quindi proclama appunto la libertà per le donne di accedere al lavoro, di istruirsi, proprio per rendere, non per sovvertire l'istituto del matrimonio, ma per ridare all'istituto del matrimonio la sua essenza reale, quindi l'incontro di due persone, l'unione di due persone che si amano e non un incontro di convenienza. E queste quattro sorelle studiano tutte. È una cosa estremamente rara. Studiano tutte e hanno tutte un impiego che permetta loro di mantenersi. E ognuna di loro si sposa con degli uomini che hanno una grandissima apertura mentale, che saranno tra i maggiori sostenitori di Mazzini. Tra questi James Stansfeld, che viene considerato uno dei più importanti emancipazionisti inglesi. E questo clan di Musuelil è formato, oltre che dalla famiglia Ashas, dai mariti, delle figlie
anche da Clemenza e Peter Taylor. Anche lui è un deputato che si batterà non solo per la questione italiana, ma anche per l'emancipazione femminile, e da sua moglie, che darà vita nelle stanze della loro casa a una scuola gratuita per famiglie, in cui insegneranno i diversi ospiti della famiglia Taylor, tra i quali Mazzini. Ma anche l'autrice, ad esempio, di Piccole donne. Quindi, questo per darvi un'idea di quanto fosse vivo e vivace il mondo culturale inglese in quel periodo. E la cosa particolare è che questi amici di Mazzini cosa fanno? Portano al Parlamento inglese le rivendicazioni unitarie di Mazzini. Quindi la questione italiana viene conosciuta in Inghilterra a livello parlamentare anche grazie all'opera degli amici di Mazzini. E quindi qui siamo sempre nel tema che ho trattato prima, quindi dell'importanza della predicazione mazziniana. Invece queste amiche sono importanti per Mazzini, perché se lui le coinvolge nella sua battaglia in Italia, loro lo coinvolgono nella propria battaglia emancipazionista, perché loro sono delle donne attivissime in questo campo, fanno parte di associazioni che rivendicano i diritti alle donne, perché i primi movimenti si formano soprattutto in Inghilterra, e coinvolgono Mazzini. E sono molto divertenti, dall'epistolario emergono anche dei battibecchi tra loro, perché addirittura questo povero Mazzini ha paura di colpire la suscettibilità delle sue ospiti, tanto che in una lettera si scusa e dice: ho detto solamente che mentre avevo addirittura orrore di un uomo che gode del suo pranzo, non solo potevo sentirmi intollerante, ma anche qualche volta con piacere di ciò di una donna. Questo fu considerato come una violazione dell'eguaglianza, come un'allusione all'inferiorità della donna, mentre era una semplice constatazione che quanto è orribile noi può essere grazioso. Quindi questo per farvi capire come le signorine, le signore Ashurst erano assolutamente attente a ogni cosa che Mazzini dicesse. E questo non può non aver influito poi su quella che è stata la sua concezione. Anche perché lui aveva di fronte l'esempio di donne colte, di donne attive, aveva la personificazione di quello che sosteneva John Stuart Mill e di quello che sostenne tutto l'emancipazionismo ottocentesco. O meglio, l'istruzione e l'educazione permette alle donne di avere dei risultati uguali, in alcuni casi superiori, in alcuni casi inferiori, a quelli dei uomini. Quindi le differenze che si riscontravano nella cultura erano dovute alla mancanza di educazione, non certo a una differente struttura intellettuale. Mazzini è affascinato da questa famiglia, è affascinato dalle loro idee, infatti scrive alla madre: una strana ed eccellente famiglia. E soprattutto farà una cosa importantissima: renderà le sorelle Ashurst la sua voce inglese. O meglio, in una persona come Mazzini, il cui interesse principale era la propagazione delle sue idee, capite che affidare la traduzione dei gruppi scritti a qualcuno era un'opera di grande fiducia. E la traduzione delle opere di Mazzini spetta alle sorelle Ashurst, la traduzione dei suoi articoli, dei suoi interventi sui giornali inglesi, perché chiaramente lui arriva in Inghilterra, parla benissimo l'inglese, lui scrive e parla benissimo il francese, però l'inglese ha qualche difficoltà, ha bisogno di un traduttore, e si rivolge alle sorelle Ashurst. E tra queste Emily sarà quella che si dedicherà maggiormente alla propagazione delle sue idee, tanto che Mazzini le scrive: voi che dividete le mie idee, i miei sentimenti, avete un dittatorato sui miei scritti. O meglio, Emily scrive a Mazzini e gli dice: hanno rimandato indietro il tuo articolo, bisogna fare delle correzioni, le apporti tu? E lui dice: no, pensaci tu, perché sai talmente bene quelle che sono le mie idee che puoi attuare tu le correzioni. E dice: tutto quanto fate voi per i miei scritti non può che essere per. Quindi questa è una grande manifestazione di fiducia nei confronti delle sorelle Ashurst. Ma non sono le uniche persone che conosce durante questo periodo. Conosce anche un patriota polacco,
Tra l'altro, se grazie alle mirabolanti possibilità offerte da Ryanair vi capita di andare a Cracovia, troverete proprio nella piazza principale un monumento dedicato a questo patriota polacco, che era un grandissimo amico di Manzini. Grandissimo amico di Manzini, e anche lui casualmente in una bozza di costituzione per la Polonia dichiara. Alla compagna della vita, la donna, cittadinanza e completa eguaglianza di diritti. Quindi voi capite, noi stiamo ricostruendo tutto l'entourage che c'è intorno a Manzini. Manzini ha tutte queste persone che credono nel suo ideale di patria, ma anche in un ideale di democrazia che comprende entrambi i generi. Ed è proprio tramite il poeta polacco che poi conoscerà anche un'altra signora. Questa signora è Margaret Fuller. Margaret Fuller è una presenza importantissima dal punto di vista ideale nella vita di Manzini. Purtroppo Margaret Fuller sarà pochissimi anni con Manzini, però sarà sua compagna in un periodo cruciale della vita di Manzini, della sua vita politica e personale, l'esperienza della Repubblica Romana, che rappresenta diciamo come se si fosse realizzato il sogno della Repubblica che aveva in mente Manzini. Questo avviene a Roma tra, voi sapete tutti i mondi del 49, l'Italia poi fallirà, no? Ma ci rimarrà questa esperienza della Repubblica Romana, dove scapperà il Papa e si instaurerà una democrazia tra il febbraio del 49 e il luglio del 49, quando le truppe francesi invaderanno la capitale. Questa esperienza perché dico che è la realizzazione del progetto manziniano, perché ci saranno delle libere elezioni, i governanti verranno scelti dal popolo e lui stesso sarà uno dei protagonisti, perché sarà uno dei partecipanti al triumvirato che deteneva il governo della città. Durante questa esperienza lui entra in contatto con Margaret Fuller. Margaret Fuller l'ha conosciuta in Inghilterra ed è stato subito un incontro di anni. Margaret Fuller è una delle più importanti letterate americane e scrive, è stata la prima donna direttrice di un giornale. E godeva di notevole fama in America prima della sua partenza per l'Italia. Ha una vita molto particolare Margaret Fuller, se vi capita di leggere qualcosa fatelo, perché è una donna che parlava il greco e il latino già a 4-5 anni, perché il padre aveva deciso di fare di lei, donna, l'erede del suo pensiero, nonostante avesse anche dei figli maschi, tanto che poi alla morte del padre sarà lei a mantenere tutta la famiglia e andando contro le consuetudini di allora, tanto che lei si lamenterà degli ostacoli legislativi che si frapporranno a questo suo essere capofamiglia, lamentandosi di appartenere al softer sex, diciamo, al sesso debole in teoria, perché c'erano degli ostacoli legislativi al suo essere capofamiglia. Margaret Fuller viene educata a leggere i classici, a leggere la letteratura italiana, quindi per lei la massima aspirazione è fare questo viaggio in Europa. Conosce Manzini, che nel frattempo ha aperto una scuola per bambini, oggi diremo di strada, in Inghilterra, e c'è questo incontro di anime. Da quel momento ci sarà una fitta corrispondenza, perché entrambi hanno a cuore la questione sociale. Arrivati a Londra, entrambi sono rimasti scioccati dalle condizioni degli operai, da quelle che sono le periferie delle città industriali, si rendono conto dell'estrema povertà, del problema proprio che assale una parte della popolazione inglese. Ed entrambi credono nelle nazioni libere e indipendenti. E la Fuller, identificando la questione italiana con quella che era stata la questione americana di meno di un secolo prima, sostiene che l'America deve essere vicina all'Italia in questa sua opera di emancipazione, di liberazione dall'invasione
Ma Margaret, che ho detto, è anche un intellettuale molto noto in America e ha scritto quest'opera che è considerata la prima opera del femminismo americano. Voi, penso che sappiate, o almeno lo immaginiate, il femminismo americano è un movimento molto forte che è stato all'avanguardia insieme a quello inglese in tutto il processo emancipazionista. E scrive quest'opera che si chiama The Great Lawsuit, quindi il... adesso mi sfugge la parola... comunque il caso giudiziario, l'uomo contro gli uomini, la donna contro le donne, in cui ripercorre la storia di tutte le oppressioni femminili, l'oppressione all'interno del matrimonio, fa delle interviste all'interno di questo libro, e intervista a quest'uomo che dice: mia moglie è troppo amabile per andare contro quelle che sono le mie idee, quindi questa idea della donna come una creatura debole, come una creatura che comunque si sottomette al volere del marito, oppure un altro uomo che dice: mia moglie è troppo giudiziosa per aver voglia di andare fuori di casa a lavorare, insomma riporta quelli che sono tutti gli ostacoli all'emancipazione femminile. Quest'opera ha un successo strepitoso. Tanto che Margaret, quando arriva in Inghilterra, è già nota, è nota appunto come l'autrice di questo articolo che poi viene trasformato in libro un paio d'anni dopo con il titolo della donna nel XIX secolo. Di cosa parla questo libro? Ci sono alcune affermazioni che sono molto moderne e molto interessanti e che poi ritroveremo anche nel libro di Martini, perché Margaret dice: il mio più grande desiderio è, che questa verità sia distintamente e razionalmente appresa e che le condizioni di vita e di libertà siano riconosciute alle stesse per le sorelle e per i fratelli, esponenti, questa è una bellissima frase, esponenti gemelli di un pensiero divino. Quindi voi capite, i gemelli sono assolutamente identici. E troveremo una frase simile ai Mazzini quando dirà che l'uomo e la donna sono le due ali dell'animo umano verso l'ideale della verità. Quindi anche le due ali sono due cose assolutamente uguali. Se le due ali non si muovono e non agiscono nello stesso modo, non si può volare. Quindi esponenti gemelli e le due ali ci fanno capire proprio l'estrema eguaglianza tra l'uomo e la donna. E dice ancora Margaret: l'uomo e la donna rappresentano le due facce di un grande radicale dualismo, ma in realtà essi si fondono tra loro vicendevolmente. Non esiste un uomo completamente mascolino né una donna puramente femminile, anticipando un concetto che a noi sembra oggi quasi scontato, ma all'epoca era assolutamente rivoluzionario. Quindi dice che l'uomo e la donna non hanno queste grandi differenze, perché c'è sempre una parte di femminile di un uomo e una parte di maschile una donna. Quindi questo proprio per far vedere la complementarità dei due sessi. E dice ancora Margaret che in un futuro, quando anche le donne potranno accedere all'istruzione, quindi questo problema di istruzione posto da Joshua Meade, le sorelle Ashast vengono educate, Margaret viene educata e diventa un intellettuale importante con cui Mazzini dialoga con piacere. E dice che in futuro ci riserverà sicuramente una Newton donna, e poi qui utilizza un paragone molto interessante, una sirena uomo, perché proprio la sirena è l'emblema della femminilità. Quindi come un intellettuale come Newton, un genio come Newton, può domani essere anche donna, anche una persona estremamente affascinante come una sirena può essere anche uomo, quindi il ribaltamento degli stereotipi. Non l'uomo intelligente e la donna bella, può essere anche l'uomo bello e la donna intelligente. E dice che per il futuro bisognerebbe aspirare ad un uguale trattamento giuridico e sociale, questo aspirare ad un uguale trattamento giuridico e sociale è per le donne reclamare un diritto e non una richiesta di concessione. Questa è una cosa importante, perché pensate che quando c'è stato, quando le donne hanno ottenuto il diritto di voto, c'è stato proprio un dibattito se si fosse trattato di un
diritto che era stato reclamato dalle donne o di una concessione che era stata data dagli uomini alle donne. Quindi vedete quanto ritornano gli stessi argomenti anche a distanza di secoli. E adesso il problema di Margaret, perché l'amicizia con Mazzini fu di breve durata? Per un evento estremamente sfortunato. Dopo la fine dell'esperienza della Repubblica Romana, quando tra l'altro Margaret faceva parte del servizio delle ambulanze, quindi era una specie di croce rossa ante litteram, e lei si occupava dei malati negli ospedali, ma soprattutto aveva svolto un'importante funzione. Lei era giornalista del New York Tribune e mandava dei resoconti di tutti gli avvenimenti che si svolgevano in Italia. Questi resoconti ebbero un notevole eco nella società americana di New York, tanto che ci furono anche delle manifestazioni a favore dell'Italia. Quindi possiamo dire che se le sorelle Usher sono state, in particolare la voce inglese di Mazzini, Margaret fu sicuramente la voce americana di Mazzini. Tanto che immaginate che si formarono anche delle associazioni pro Italia, la Giovane America. Mazzini era quindi famoso anche in America, tanto che un'altra signora inglese, di cui poi non ho trattato in questo testo, che è Jessie Guarnario, va a fare un ciclo di conferenze su mandato di Mazzini proprio in America per portare, per cercare di avere non solo dei finanziamenti, ma anche un aiuto di tipo politico per la questione, italiana. Poi vediamo questo signore, che è un signore estremamente bizzarro a vederlo così. Questo William Linton era un incisore del legno, famosissimo, chiaramente non esistevano gli strumenti telematici di adesso, e quindi gli incisori erano fondamentali per l'uscita dei giornali, erano quelli che creavano proprio i disegni che poi servivano per decorare le diverse testate. Però era anche un esponente del partito radicale, che potete pensare si è radicale nostro, radicale è un'altra tipo di categoria in ambito britannico. Quindi diventa grande amico di Mazzini, perché viene conosce questa scuola che ha aperto Mazzini. Mazzini apre questa scuola per i bambini che vengono portati con l'inganno in Inghilterra. Cosa succede? Ci sono queste persone senza scrupoli che vanno in Italia, o negli Stati Uniti o in Italia, e chiedono alle diverse famiglie di difficoltà economiche di affidare loro i figli perché gli avrebbero trovato un lavoro in Inghilterra. In realtà li mettono nelle strade a suonare l'organetto. È un mercato turbo e orribile che Mazzini cerca di contrastare dando almeno a questi ragazzini un'educazione, un'istruzione. E questo gli fa guadagnare le simpatie di molti inglesi facoltosi. Conoscerà Charles Dickens sarà tra l'altro l'autore di una delle tante associazioni che Mazzini farà per raccogliere fondi per le spedizioni in Italia, e conosce anche William Linton dà vita tra il 1851 e il 1855 a una rivista che è The English Republic ed è una rivista mazziniana. Questa è una scoperta che è stata fatta prima in ambito americano e poi in ambito italiano da un docente recentemente scomparso, che è Salvo Mastellone, e scopre che questa rivista, che per anni è stata dedicata a una rivista laica, è in realtà una rivista mazziniana. E se ne accorge subito dal sottotitolo, perché sotto la Repubblica Inglese c'è il motto God and the People, Dio e il popolo, che in lo slogan, uno degli slogan mazziniani. E fin dall'inizio questa rivista mette in evidenza, nell'articolo iniziale, che si tratta di una rivista che ha preso ispirazione dai principi del nazismo. Perché è importante nell'ottica del discorso che stiamo facendo? Perché in questa rivista trovano posto numerosi articoli a favore dell'emancipazione femminile e del coinvolgimento politico delle donne. Questa rivista, lo immaginate dal titolo, La Repubblica Inglese, in una monarchia, perché chiaramente ci troviamo in una monarchia. Linton cosa vuole fare? Vuole
creare movimenti di opinione a favore della Repubblica in Inghilterra. E quindi, come farà poi Mazzini con i doveri dell'uomo, stila un programma con dei punti che sono assolutamente imprescindibili per la formazione di una Repubblica Democratica in Inghilterra. E tra questi punti c'è il coinvolgimento della donna. Prima vi parlavo della parola uomo usata in senso neutro. Linton è cosciente dell'ipocrisia che si cela dietro l'uso di questa parola. Infatti, nei numerosi articoli che scrive, noi troveremo human being, quindi essere umano. Utilizza al posto della parola uomo la parola essere umano. Pensate che i diritti delle donne sono stati considerati diritti degli esseri umani soltanto alla conferenza di Pechino del 1995, quando fa un intervento in questo senso Hillary Clinton. Quindi potete anche capire quanto fosse importante questa precisa distinzione. E in particolare analizziamo un articolo che scrive nel 1853. C'è da dire che anche se Mazzini non risulta tra gli autori della rivista, questo deriva dal fatto che, essendo uno straniero, non poteva accreditare la Repubblica in una monarchia. Avrebbe avuto delle conseguenze, visto anche poi la pressione che c'era da parte degli altri stati perché venisse espulso dall'Inghilterra. Per cui sono tutti firmati anche lì. Ma Lincoln non manca di ricordare che tutto quello che c'è scritto in questa rivista trae ispirazione da quelli che sono gli articoli di Mazzini, le idee di Mazzini, cui si proclama e dice in questo articolo del 1853: la verità non ha sesso, il repubblicanesimo abbraccia l'intera umanità. L'umanità è composta di uomo e donna, che siamo nel 1853. Noi riconosciamo, questa è un'affermazione veramente importante, noi riconosciamo le differenze tra i sessi, ma non in eguaglianza. Ci sono delle differenze tra uomini e donne, noi tutti le riscontriamo, sono di natura biologica, sono di natura anche molto spesso legata all'educazione, ma le differenze non possono comportare un'ineguaglianza. Un partorista non può determinare un suo minor diritto in un campo che può essere quello politico, quello sociale, quello civile, quello del lavoro. E dice tutti gli esseri umani, e qui infatti ho sottolineato in rosso la parola perché in inglese è usata la parola human being, sono uguali davanti a Dio. E dice ancora, quale parte la donna dovrebbe avere nella codificazione della legislazione? Quanto può essere un'educatrice? Di tutto questo noi sappiamo poco. Perché cosa si diceva? La donna non è adatta a giudicare, non è adatta a scrivere le leggi, non è adatta ad essere un'educatrice. Ma Dio dice, come possiamo saperlo? Abbiamo rifiutato di apprenderlo. Noi abbiamo acriticamente presunto la superiorità dell'uomo e costruito tutti i nostri sistemi su una teoria parziale. Così l'intera fondazione della società è un errore. Questo perché? Perché se non si dà la possibilità alle donne, sosteneva Lincoln, di accedere alla codificazione, di diventare delle educatrici, non sapremo mai quali sono veramente i suoi limiti. Quando vi dicevo prima che avremmo parlato di democrazia e di contenuti della democrazia più che diritti, in particolare delle donne, lo troviamo spiegato qui il perché. Perché qui abbiamo un uomo che reclama dei diritti per tutta la popolazione, uomini e donne. Perché una cosa che avevano capito questi autori che stiamo prendendo in considerazione è che i diritti delle donne sono diritti di tutti. Quindi non ci deve essere una contrapposizione uomo-donna. Entrambi devono essere portatori dei diritti di tutti gli esseri umani. E questo va bene anche per quelli che sono oggi i diritti su cui si discute di più, perlomeno nel mondo occidentale, che sono ad esempio i diritti degli omosessuali. Sono diritti di tutti, tutti devono reclamare parità di diritti per tutti, a prescindere dal sesso, dalle idee religiose, figuriamoci poi da quelle che sono le preferenze sessuali. E dice ancora Lincoln, solo quando gli uomini e le donne, le parti che formano la società, governeranno congiuntamente l'ordine sociale, quando l'eliminazione di entrambi e il cosciente accordo dell'intelligenza di entrambi
si occuperanno di gestire le grandi questioni del governo sociale, solo allora potremo sperare di avere una società in armonia con la natura e il benevolo destino della vita terrena. Quindi sfruttare le caratteristiche e l'intelligenza di entrambi i generi è una cosa che va in armonia con la natura. È innaturale la discriminazione, non naturale, come ci hanno spiegato alcuni autori precedentemente. E dice ancora, è stupido parlare dell'inferiorità della donna. Lasciare la forza naturale crescere in accordo, bisogna lasciare la forza naturale crescere in accordo con le leggi dell'essere umano. Non presumere di conoscere cosa una donna può o potrebbe fare. L'eguaglianza dell'uomo e della donna nella società è una logica deduzione dai nostri principi repubblicani, perché tutti partecipano, secondo la Repubblica, al governo della città. Le mezze repubbliche sono fallimentari. Le mezze repubbliche perché? Perché coinvolgono metà della popolazione, come lo sono le mezze rivoluzioni. E dice ancora, la nostra Repubblica è una Repubblica inglese, è l'organizzazione della nostra vita inglese. È l'organizzazione di tutta la popolazione, ogni uomo e ogni donna, su un piano di eguaglianza di diritti politici. E attacca anche quella che veniva considerata la culla della democrazia, gli Stati Uniti, perché dice una vera democrazia è un'unione di liberi, dove ogni adulto ha uguali diritti, uno spazio uguale, una voce uguale, una repubblica, un'organizzazione di liberi. Perché il problema degli Stati Uniti, un problema che mette in evidenza, cioè un'incoerenza, negli ideali democratici degli Stati Uniti era il problema delle donne ma anche dei neri. E infatti si batteranno contro la schiavitù dei neri e l'inferiorità giuridica Mazzini, la Fiul, Clinton, e all'inizio il movimento americano femminista sarà in accordo con il movimento per la concessione dei diritti ai neri. Però subiranno, diciamo, una beffa, perché quando il diritto di voto negli Stati Uniti viene esteso a tutti i cittadini maschi, a prescindere anche dal colore della pelle, questo non verrà esteso alle donne, e i movimenti che si erano battuti per i diritti dei neri abbandonano la battaglia delle donne, che quindi rimarranno sole, mentre loro hanno appoggiato anche l'altra battaglia, quindi daranno il voto in America a tutti. Pure i neri, che consideravano schiavi fino a poco prima, ma non alle donne. E adesso arriviamo all'opera che vi ho preannunciato precedentemente. Così dovete vedere l'uomo. Questa è la copertina dell'edizione, diciamo, originale. Viene pubblicato il 23 aprile 1860. Quindi siamo in un periodo utopico. Da lì a poco avremo le prime, le decisive battaglie per l'Italia. E Mazzini pubblica quest'opera. Alcuni capitoli di quest'opera erano già stati pubblicati nel giornale della scuola di Mazzini, nell'Apostolato Popolare. Altri erano usciti sparsi qua e là, ma nella versione in Italia vengono pubblicati nel 1860. Ed è un bel chiaro. Come Linton aveva stabilito quali erano i contenuti della Repubblica inglese, Mazzini stabilisce, che poi vedremo sugli stessi, scrive quelli che dovrebbero essere i punti fermi del nuovo Stato italiano. Ed è importante nella concezione democratica di Mazzini. Mazzini cosa dice? Finché uno solo tra i vostri fratelli non è rappresentato dal proprio voto nello sviluppo della vita nazionale, finché uno solo vegeta ineducato fra gli educati, vedete qui l'importanza sempre dell'educazione, l'educazione per tutti, perché l'educazione ti fornisce degli strumenti di educazione in senso ampio, perché quando parla di educazione Mazzini parla sia dell'istruzione, che si rivolge soprattutto alle facoltà intellettuali, ma anche di un'educazione che si riferisce a quelle che sono le facoltà morali. Quindi c'è tutto un discorso su cui non mi posso soffermare per questioni di brevità, sull'importanza dell'aiuto del prossimo, secondo Mazzini,
dice: se voi vedete un vostro simile a fianco che soffre e non lo aiutate, voi non potreste dirgli lui. Quindi dice: è fondamentale anche la solidarietà nei confronti del proprio vicino. E dice: finché uno solo, capace e voglioso di lavoro, languo per mancanza di lavoro nella miseria, voi non avrete la patria come dovreste averla. La patria di tutti, la patria per tutti. Il voto, l'educazione, quindi si deve passare dal 2% della popolazione che vota alla totalità, siamo nel 1860, lo raggiungeremo soltanto con il 1846. Il voto, l'educazione e il lavoro sono le tre colonne fondamentali della nazione. Se voi ci pensate, leggete la Costituzione italiana, sono le stesse colonne, il voto, l'educazione e il lavoro, che poi non hanno trovato chiaramente applicazione, però come manifestazione di principio le ritroviamo anche nella nostra Costituzione. Sono le tre colonne fondamentali della nazione. Non abbiate posa finché non siano per opera vostra solidamente innalzate. E qui arriviamo alle dichiarazioni più importanti e più rivoluzionarie. Dice: amate e rispettate la donna, non cercate in essa solamente un conforto, ma una forza, un'ispirazione, un raddoppiamento delle vostre facoltà intellettuali e morali. Cancellate dalla vostra mente ogni idea di superiorità, non avete alcuna. Io vorrei trovare un politico anche attuale che sappia esprimere così bene un concetto democratico. E se noi guardiamo nelle frase per frase quello che dice Manzini, troviamo: non cercate in essa solamente un conforto. Questo perché? Perché durante il Risorgimento, e questo viene ripreso sia in ambito cattolico ma anche in ambito fascista, si parla del famoso angelo del popolare, la madre consolatrice di eroi, la madre che manda tutti a noi. Quindi questa madre che accoglie e che conforta, e lui dice: sì, va bene. Lui parla addirittura la madre, la donna è l'angelo della famiglia, che lei, lui dice, opera consolatrice. Tutte queste cose sono meravigliose, però non solo, perché dice: cercate in essa anche una forza, un'ispirazione, ma la cosa più importante è che dice un raddoppiamento delle vostre facoltà. Se noi diciamo raddoppiare, vuol dire che sono uguali. Quindi uomo e donna hanno le stesse forze, se le uniamo abbiamo un raddoppiamento delle ma delle facoltà intellettuali e morali. Perché la cosa particolare è che la donna era considerata inferiore non solo intellettualmente ma anche moralmente, e questa purtroppo è una cosa che non sempre è caduta come convinzione. E poi dice questa cosa importantissima: cancellate dalla vostra mente l'idea di superiorità, non ne avete alcuna. E da cosa deriva questa differenza tra uomo e donna? Un lungo pregiudizio ha creato un'educazione diseguale. Vedete che tutto nel tema dell'educazione. Il tema dell'educazione che abbiamo visto in Stuart Mill, in Harriet Taylor, nella famiglia Ashers, ne ho parlato poco comunque in anche in Dipendenza e Peter Taylor, nella Margaret Fuller, in Linton. E dice: un lungo pregiudizio ha creato un'educazione diseguale e una perenne oppressione di legge, quell'apparente inferiorità intellettuale della quale oggi argomentano per mantenere l'oppressione. Ma la storia delle oppressioni non vi insegna che chi opprime si appoggia sempre sopra un fardo creato da lui? Dice: voi parlate, dite, non possiamo dare determinati diritti alle donne perché sono inferiori, però sono inferiori perché gli abbiamo impedito di fare determinate cose. E questo purtroppo è un qualcosa che si riscontra in ogni campo. E dice: or noi tutti fumo e siamo tuttavia eredi di una colpa simile verso la donna. Allontanate da voi fin l'ombra di quella colpa. Però non è colpa più grave davanti a Dio di quella che divide in due classi l'umana famiglia e impone o accetta che l'una soggiaccia all'altra. E quindi dice ancora: abbiate dunque la donna siccome compagna e partecipe, non solamente delle vostre gioie e dei vostri dolori, quindi
appunto alla donna consolatrice, ma delle vostre aspirazioni, dei vostri pensieri, dei vostri studi e dei vostri tentativi di miglioramento sociale. Abbiatela uguale, e questa è la parte più importante che ci fa capire veramente che volevo un coinvolgimento della donna, non solo estendendo anche a lei le istruzioni, ma abbiatela uguale nella vostra vita civile e politica. Quindi la cosa più difficile da accettare. Pensate che in Italia, quando si vota il decreto per la concessione, o meglio, diciamo, l'estensione del diritto di voto alle donne, con il decreto del 2 febbraio del 1945, si tralascia in questo decreto la possibilità per le donne di essere votate, e dovrà essere fatto un successivo decreto, addirittura nel 1946, poco prima delle elezioni amministrative che precedono qualche mese le elezioni per l'assemblea costituente, per concedere anche alle donne di poter essere votate. Quindi la resistenza nei confronti della donna in politica è grandissima, e quando viene esteso il diritto di voto alle donne, se noi andiamo a vedere i giornali dell'epoca, ci sono solo piccoli trafiletti. E questo perché? Perché si aveva il terrore, soprattutto all'indomani della guerra, che l'ingresso della donna nella politica avrebbe comportato la distruzione della famiglia, perché la donna usciva fuori dalla famiglia e trascurava quelli che erano i suoi doveri naturali, che sono le stesse tematiche che poi che aveva portato avanti anche il fascismo, quello la donna che abbandona la casa è degna di ogni riprovazione, diceva Mussolini. E quest'opera Mazzini la dedica agli operai. La dedica agli operai perché lui ha vissuto la situazione degli operai inglesi, ha vissuto il nascere della questione sociale, ha dialogato, o meglio, ha avuto contrasti non di poca entità con Marx ed Engels sulle modalità di risoluzione della questione sociale. E quindi la parte finale dell'opera, quindi voi immaginate quanto era importante comunque l'inclusione della donna nel progetto manziniano, la conclusione dell'opera è affidata a questa frase. E dice agli operai, la vostra emancipazione non può fondarsi che sul trionfo di un principio, l'unità della famiglia umana. Oggi la metà della famiglia umana, la metà dalla quale noi cerchiamo ispirazioni e conforti, la metà che incura la prima educazione dei nostri figli, è, per singolare contraddizione, dichiarata civilmente, politicamente, socialmente in eguale, esclusa da quella unità. E dice, l'emancipazione della donna dovrebbe essere continuamente accoppiata per voi con l'emancipazione dell'operaio, e darà al vostro lavoro la consacrazione della verità universale. E perché lo sottolinea questo, che deve essere accoppiata l'emancipazione dell'operaio? Perché i movimenti inglesi spesso non tengono in considerazione le richieste femminili. E questo perché? Perché le donne vengono assunte nelle fabbriche in numero sostanzioso, perché vengono pagate quasi la metà. Quindi si comincia a creare un problema di concorrenza. Quindi la concorrenza si poteva eliminare sollevando il salario delle donne. Invece c'è una resistenza nel mondo operaio e se ne chiede l'istruzione dal mondo del lavoro. Queste idee di Mazzini sono portate avanti in Inghilterra dagli amici di cui abbiamo parlato, tanto che il movimento emancipazionista inglese comunque conserva delle tracce della pubblicazione mazziniana, ma anche il movimento italiano. In particolare, per farvi capire quanto erano rivoluzionarie le idee di Mazzini, vi parlo brevemente di un signore più mazziniano, eletto più volte in Parlamento dopo tale Salvatore Moretti. Salvatore Moretti propone dei progetti di legge al neo Parlamento italiano per consentire alle donne una qualificazione giuridica e sociale. Quando prova a parlare in Parlamento non gli danno neanche la parola e viene continuamente schernito dai suoi colleghi e preso in giro. Ci sono proprio i resoconti parlamentari con le risate, proprio l'assemblea che gli dea aveva posto. Ed era vittima questo mazziniano, lui aveva letto I doveri dell'uomo, dello schermo da parte dei suoi concittadini italiani. E qui vediamo una vignetta.
è Morelli, è questo signore qua. Innanzitutto vediamo che viene subito sminuito, perché ha la testa grande, la pancina e le gambe sottili sottili, per sminuirne la mascolinità. E a fianco ci sono tutte queste signorine. Se noi le guardiamo bene, non sono certo delle belle signore. E questo perché è un pregiudizio che si è conservato nel tempo. Lui dice che non è carina. Però ormai è anni che ascolta queste cose, forse non siamo riusciti a convertirlo. E il pregiudizio è sempre il solito. Le femministe sono macchie. E qui sotto si legge una frase esplicativa. Tra le altre piaghe l'Egitto ebbe la peste, oggi l'Italia c'ha Morelli e queste. Quindi in Egitto hanno la peste, in Italia hanno le femministe e Morelli. Ancora, vediamo Morelli in abiti femminili e a fianco due signore, una che fuma e una che beve. Allora cosa vuol dire? Un uomo che reclama i diritti delle donne è un poco maschile o un po' femminile. Delle donne che reclamano i diritti per sé sono mascoline perché bevono e fumano. Perché all'epoca le donne non fumavano e non bevevano. Tanto che quando Mazzini conosce le sorelle Ashas, scrive alla madre: ho conosciuto queste signorine particolari, pensa che bevono e fumano, e una è venuta a casa mia insieme al fratello a bere un tè da me. E poi questa è la vignetta secondo me più bella, perché si vede Morelli, lo vedete piccolino, testa grande, poco mascolino, è un mezzo uomo, perché se voi state attenti è un mezzo uomo, perché è proprio piccolo e grande con i bambini che ci sono qua. Ma la cosa più importante è vedere tutte queste signore vestite in abiti maschili. È un bambino che tira il braccio della madre piangendo e l'altro che piange dalla parte. Cosa vuol dire? Una donna che è colta, che legge, che si istruisce, abbandona il suo naturale ruolo familiare. Cosa succede in Italia? Del passaggio di Mazzini se ne sono altamente fregati, tanto che il codice Pisanelli, il codice civile, il primo codice civile del 1865, che verrà mantenuto quasi inalterato anche nei decenni successivi, ci dice: nessun diritto di voto attivo e passivo per le donne. L'autorizzazione maritale, o meglio le donne per compiere delle determinate azioni, operazioni che riguardano il proprio patrimonio, vendita, acquisto, qualsiasi cosa, hanno bisogno dell'autorizzazione del marito. La potestà sui figli rimane solo ai padri. La potestà congiunta, pensate che ecco la riforma del diritto della famiglia del 1975, cioè l'equiparazione dei compiti all'interno della famiglia. C'è il divieto di ricerca della paternità. Questo che cosa comportava? Che le donne che avevano un figlio fuori dal matrimonio erano oggetto di riprovazione sociale, mentre l'uomo era libero di fare quello che voleva. Le donne spesso finivano nel giro della prostituzione dopo aver avuto un figlio fuori dal matrimonio, i figli o erano trovatelli o erano comunque figli di una madre. Differente regolazione dell'adulterio, in cui l'uomo era punito soltanto nel caso pretendesse di avere la propria amante che vivesse nello stesso, sotto lo stesso tetto coniugale, quindi siamo alla prima. Le donne fino al 1877, grazie a una proposta di legge fatta da Salvatore Morelli, non potevano essere testimoni nei processi. Quindi se un delitto fosse stato compiuto alla presenza solo di una donna, questo sarebbe rimasto. E poi chiaramente non c'erano gli accessi ai tribunali. Cosa si può dire di Mazzini? Poi noi sappiamo come si sono evolute le cose. I Mazzini, i detrattori dicevano che era un mero utopista, un sognatore di sogni, che secondo me è bellissimo, loro lo dicevano per offendere, invece secondo me un sognatore di sogni è bellissimo come frase. Lui era conscio che le sue idee, sia nel campo sociale che nel campo dell'inclusione di ogni elemento della popolazione nel governo della città, erano delle idee avanzate per il suo tempo. Tanto che diceva: Dio sa bene che non è per gli italiani viventi che io lavoro, ma bensì per un'Italia futura. E noi possiamo constatare che piano piano i passi sono stati fatti in ogni campo in cui Mazzini cercò di intervenire.
Certo, ci sono ancora tante cose che non sono state realizzate, però facendo questo piccolo escursus abbiamo visto comunque la modernità, l'importanza e il rispetto anche che ha avuto a livello internazionale il pensiero del Mazzini, che non si può dire insomma abbia ricevuto la stessa attenzione poi anche in Italia, un po' per il problema che vi ho detto prima, per il fatto che il fascismo ha tentato di farne la bandiera del proprio pensiero, per cui alla fine della seconda guerra mondiale c'era poca voglia di continuare a portare avanti una bandiera del fascismo. È stato parzialmente riscoperto il risorgimento dei suoi valori grazie all'opera del presidente Ciampi, e grazie ai 150 anni adesso si comincia di nuovo a riparlare di questi temi. Grazie.